Se stai provando a fare una figura in torsione e non riesci ad entrarci perché quel movimento proprio non ce l'hai, non hai quel tipo di flessibilità, questo è il video che fa al caso tuo. Andiamo a vedere oggi come allenare la torsione del busto, quindi come andare ad eseguire quelle figure dove è richiesta non solo flessibilità, mobilità di schiena, ma anche la torsione del busto, perché è un tipo di movimento che va allenato per noi pole dancer, è davvero molto importante. Tante figure richiedono questo tipo di flessibilità che troppo spesso viene un pochino trascurata. Capisco benissimo quella sensazione di andare a fare quel movimento e non riuscire ad arrivarci e sentire proprio che vi manca il fiato. Vi capisco benissimo, ci sono passata anch'io. Ci passo tuttora quando vado a fare delle figure un pochino più complesse dove viene richiesta una torsione che ancora io non ho, perché ovviamente sappiamo che più andiamo avanti con delle figure più evolute, più ovviamente la mobilità richiesta è sempre maggiore, quindi dobbiamo sempre stare un pochino dietro al lavoro della flessibilità e della mobilità articolare. Quindi è una cosa che va sempre allenata nel tempo, non dobbiamo mai dimenticarcene. Partiamo innanzitutto da quello che dobbiamo evitare, evitare di eseguire delle figure al palo dove sentiamo che non siamo ancora in grado di arrivarci, che non siamo ancora in grado di eseguire, perché in un movimento di torsione spesso e volentieri il nostro torace è a contatto con il palo. Il palo comunque sappiamo essere rigido. Se vado a fare una torsione e vado a premere il costato sul palo, che cosa può accadere? Lo sappiamo bene, potrebbe crinarsi una costola, quindi io parto sempre nel farvi vedere quello che potrebbe accadere e cosa non deve accadere, ok? Esempio, una figura che tutti conosciamo, che tutti ambiscono, è l'allegra. L'allegra è uno dei movimenti più semplici nel quale andarsi a farsi male, ovvero andarsi a crinare o addirittura rompere una costola. Perché? Perché pur di entrare, spesso le persone prendono il palo, ora io sono a testa in su, ma le persone prendono il palo e spingono il costato. Ok, quindi la cassa toracica la spingono sul palo. Ovviamente non sarà il palo ad adattarsi a voi, perché il palo è rigido, ma sarà il vostro corpo ad adattarsi al palo. E siccome le costole comunque sì, ok, sono ossa, ma insomma non hanno tutta questa grande rigidità, ovviamente se io vado a premere eccessivamente rischio di andare a creare una microfrattura o addirittura una frattura che poi richiederà del tempo di riposo. Il consiglio primario quindi è quello sempre di ascoltare il proprio corpo. Se un movimento proprio capite che non riuscite, comincia a premere, cominciate a sentire dei dolori non sani, evitate, uscite dalla figura, ma soprattutto fatevi fare assistenza. Cosa ancora più importante, prima di approcciare figure di questo genere, parlatene con il vostro allenatore che vi saprà dire se è una figura che siete in grado di eseguire o che pure dovete un attimo lavorare ulteriormente a terra, ovvero in termini di mobilità. Ok? Iniziamo a vedere alcuni esercizi e iniziamo a capire come lavorare la torsione del busto. Andiamo a vedere uno dei primi esercizi che si possono fare direttamente applicati alla figura, nel senso la ballerina che tutti conosciamo è una figura che è molto bella da vedere, ma richiede comunque un certo tipo di mobilità anche a livello della colonna vertebrale e della spalla, soprattutto quella alta fondamentalmente. Quindi, quando dovrò andare a vedere se sono in grado di fare la ballerina? Perché non proverò a fare subito il movimento, prima devo capire se il mio corpo me lo consente, ok? Quindi prenderò la posizione, mi metterò davanti al palo e da qui proverò ad agganciare la gamba sotto. Se non riesco nemmeno ad entrare con la gamba, non vado a fare tutto il movimento, ma rimarrò dove riesco a stare, respiro e sentirò tutto l'allungamento nella parte alta del busto, ok? Scusate, nella parte alta del braccio e rimarrò in posizione. Già questo è un lavoro di stretching. Qui andiamo ad allungare tutta questa zona e allo stesso tempo andrò a lavorare anche sulla parte della mobilità bassa della schiena, perché qui dovrò lavorare maggiormente di lombare affinché mi possa entrare la gamba sotto. Ok, se già questa posizione mi tira, io rimango qua. Se poi il mio obiettivo sarà un domani andare a fare la ballerina, da qui voglio allenare quel tipo di torsione, di movimento, dovrò pensare a questo, perché poi sarà molto simile come movimento. Ok, quindi già provare da qui ad entrare aprendo bene la schiena, andrò già ad effettuare uno stretching molto specifico, perché vado a lavorare sulla figura stessa. È vero che a testa in su, ma quel tipo di movimento lo riprodurremo poi a testa in giù. Ora spostiamoci a terra, vediamo degli esercizi che possiamo fare per migliorare la nostra mobilità. Cerchiamo ora di capire quali sono alcuni esercizi che possiamo fare a terra quotidianamente o comunque sempre durante la nostra fase di riscaldamento per andare a stimolare la torsione del busto.
Dobbiamo pensare appunto ai movimenti che noi andremo a fare sul palo, quindi fondamentalmente sono movimenti dove il bacino viene bloccato e la parte alta del busto andrà a ruotarsi. Quindi ogni esercizio dove si prevede una torsione del busto può tornarci utile, ok? Ovvio, non partirò da esercizi complessi, ma partiremo da esercizi molto semplici. Un esercizio che ci può servire anche a noi per valutare la mobilità della nostra colonna, comunque dalla parte toracica, è questo. È molto semplice da eseguire, ma è molto utile da poter inserire in fase di riscaldamento. Quindi, da questa posizione partirò con una mano dietro la testa, da qua, e andrò ad aprire. Ok? Quando arrivo su non devo fermarmi qui e non sentire niente, perché allora l'esercizio non è funzionale, ma devo spingere nella torsione. Vorrei proprio, il mio obiettivo è aprirmi, ok? Devo sentire l'attivazione di tutta la parte posteriore del corpo. Quindi da qua, della parte dorsale alta. Quindi da qui spingo e vado, ok? Su e chiudo. Se lo fate bene, è un esercizio che lavora tantissimo e vi aiuterà molto a mobilitare la parte alta del busto. Esercizi molto semplici, dove ad esempio posso rimanere seduta in questa posizione e andare a ruotare solo la parte alta. Ricordiamoci di non stare gobbi, ok? Quando lavoriamo la mobilità della schiena, spalle aperte, inspiro e eseguo il movimento e rimango, ok? Quindi lavoro, spingo verso l'esterno. E poi torno e lo farò dalla parte opposta. Altri esercizi che possiamo inserire, ad esempio, sempre per lavorare la torsione, mentre magari stiamo lavorando le nostre spaccate, il nostro allungamento, sono esercizi di questo genere. Ricordiamoci sempre di allungare la colonna prima di entrare, inspiro e espiro, scendo nella posizione. Questa è la parte più semplice, ok? Parte più complessa, posso andare a fare questo tipo di movimento. In questo caso vedete che la spalla sta superando il piede e il ginocchio. In tutto questo non dovrei nemmeno perdere il mio bacino, cioè non devo essere tornata indietro. Ok, quindi questo ad esempio è un esercizio. Ritorno. O da qui posso anche appoggiare la stessa mano e aprire verso l'alto. Tutti gli esercizi in cui c'è mobilità della parte alta del busto ci possono tornare utili, sempre comunque eseguiti con accortezza, quindi con la respirazione, con calma, con l'ascolto del proprio corpo e non eseguiti a caso, cioè quando eseguo l'esercizio devo cercare di farlo spingendo bene la torsione, non è che lo faccio e poi ritorno, lo faccio, spingo il movimento di torsione e ritorno. Quando gli esercizi sono fatti bene, allora risultano efficaci. Se gli esercizi sono fatti tanto per fare, il consiglio che vi do è non li fate per niente, ok? È tempo perso. Quindi se dovete fare degli esercizi, fateli con calma, con la respirazione e fateli bene. Ci sono davvero tantissimi esercizi che lavorano la parte alta del busto, comunque la torsione della colonna. Un altro che a me piace molto, ma anche molto complesso in realtà, prevede ad esempio di andare a scendere. Quindi siamo in posizione di schiacciata, gambe a 90 gradi, in teoria dovrei scendere in avanti. Ovviamente questi li faccio dopo che ho scaldato bene la schiacciata. Un altro esercizio può essere quello di andare con il braccio opposto sulla gamba e andare bene in torsione guardando verso l'alto. E qui spingo bene la torsione. Ok? E lo farò ovviamente destra e sinistra. Il nostro obiettivo sarà, adesso io non l'ho fatto bene, perché il mio obiettivo sarà andare ad appoggiare la spalla a terra, mantenendo questo, ok? E poi cercare di ruotare la parte alta, ok? E portare su il braccio. Quindi, ricapitolando, tutti gli esercizi dove andiamo ad inserire delle torsioni del busto ci possono tornare utili, possono essere efficaci, ovviamente devono avere un senso, quindi appoggiatevi sempre al vostro insegnante, fatevi consigliare, fatevi dare degli esercizi specifici. E soprattutto prima di andare a fare la figura al palo, immaginate il movimento che dovrete fare, provatelo da terra, quindi senza salire, in modo tale da capire dove dovete andare a ruotare, dove dovrete andare ad eseguire il movimento, proprio per evitare di ritrovarvi lì e primo non sapere cosa fare, secondo rendervi conto che magari ancora non riuscite ad arrivarci, ok? Magari è una cosa anche un pochino troppo pesante e quando eseguite il movimento rischiate poi di farvi male. Vi ringrazio per avermi seguita e ci vediamo nel prossimo video.